È da Montecifone che inizia la leggenda di Piero e Raimondo d'Inzeo, i fratelli invincibili. Il Molise non ha dato grandi sportivi o sportivi di altissimi livelli in generale, molto pochi, però sicuramente i fratelli d'Inzeo sono stati nella storia dell'equitazione, ma dello sport in generale, un esempio fulgido da incorniciare, non tanto, anzi sicuramente anche per il numero, per la quantità di medaglie olimpiche, medaglie agli europei, di competizioni. Ben 8 Olimpiadi hanno visto i fratelli dell'equitazione partecipare con le loro gare. Ma dicevo, non tanto per i grandi riconoscimenti ottenuti, quanto per la fulgida rettezza e nella maniera elegante e vincente allo stesso tempo, rispettosa e agonista, di interpretare il rapporto sia con l'equitazione, sia con l'avversario, ma soprattutto tra di loro, i due fratelli Piero e Raimondo, grandi protagonisti dell'equitazione mondiale per tanti anni, grandi protagonisti di una storia bellissima dello sport italiano e molisano. La storia dei due fratelli invincibili inizia a Montecilfone, dove il papà Costante apprese ovviamente quelli che erano la tradizione, la cultura, la cura per il cavallo e ciò che rappresentava, e da qui partì per Firenze, e da dove fondò innanzitutto la società ippica nazionale, e da lì iniziò la sua continua attività di curatore, di insegnante dei figli Piero e Raimondo, istradati al mondo dell'equitazione. Dei fratelli, da piccoli si ricorda a Montecifone, dove andavano a trascorrere le estati e dove probabilmente ci furono i più grandi tifosi, quando una volta finita la guerra e come rappresentanti dei carabinieri e comunque dei rappresentanti delle forze militari, parteciparono già dal 48 alle loro prime Olimpiadi. Dicevamo 8 edizioni videro i fratelli protagonisti, Piero, il primo elegante, tecnico, impeccabile, anche il preferito del papà, Raimondo invece agonista, nervoso, ma allo stesso tempo forte e sprezzante nel suo modo di affrontare gli ostacoli. La storia più bella, agonisticamente parlando, è sicuramente quella dell'Olimpiade di Roma del 1960, dove Raimondo vinse l'argento e vinse l'oro, precedendo il fratello Piero, che invece vinse e arrivò secondo e vinse la medaglia d'argento, dove spodestarono e batterono le concorrenze dei grandi Fantini, tedeschi e del resto del mondo. Il legame che c'era tra questi due fratelli era un legame bellissimo che andava al di là di tutte le rivalità, un legame senza ambizione, in cui l'uno sostanzialmente era lo specchio dell'altro e che l'uno stimolava sempre di più l'altro a migliorare, non a soverchiare. Un legame testimoniato
dal fatto che poco più che novantenni i due fratelli moriranno a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. E si racconta che Piero, che morì dopo il fratello più piccolo Raimondo, in quell'occasione sussurrò all'orecchie del fratello che questa volta aveva sbagliato e che almeno per questa volta non avrebbe dovuto arrivare per prima. Insomma, è una storia bellissima, di una alta moralità. Tuttora, la regina Elisabetta, quando nomina degli italiani, che ritiene, importanti, che ricorda con piacere, nomina i fratelli d'Inzeo, tanto per dire quanto fossero importanti. Un esempio di sportività, un esempio di moralità, che quindi parte, dal Molise e che si vuole, si spera, sia una testimonianza di possibilità di grandi, incredibili risultati anche partendo da una regione così piccola. Insomma, una storia dall'altissimo profilo morale, una storia che parte dal Molise e che ci racconta di due fratelli invincibili.